mettere anche altre, no? Non c'è ancora un palo aperto, non c'è il direttore di giornale, qui parliamo di, sono stati fatti un'organizzazione approssimativa che ha creato molteplici disagi ai cittadini e del servizio delle ferrovie. La domanda che viene fatta è questa: ma perché non si pensa per tempo? Sono venuti altri per fare la doccia della ferrovia da San Lorenzo a Andorra. Non si capisce per quale ragione non si poteva prendere, si guarda tutto per te. Io penso e suggerisco contemporaneamente all'assessore Berrino, che so che si veda e si sbatte, ma di tirare un po' l'orecchio anche alla ferrovia, no? Perché ha un atteggiamento anche di supponenza e di superiorità che è abbastanza imbarazzante. Mi riferisco anche al fatto che all'inaugurazione del 12 dicembre sono stati fatti dei limiti che non si capisce bene che sia stato invitato. Io ho saputo anche per via diretta anche l'imbarazzo dell'amministrazione locale dell'organizzazione di Imperia e delle altre amministrazioni locali che non sono state per nulla coinvolte dall'inaugurazione di questa stazione. Permangono ancora altri problemi di viabilità, problemi di parcheggio, ce ne sono molti problemi. Io appunto l'accento sul fatto che quando si programma l'apertura di una struttura come questa, chi è preposto dovrebbe pensarci per tempo e dovrebbe partire con quello giusto. Quindi invito, suggerisco, ripeto, all'assessore Berrino una maggiore contrapposizione con coloro che in questo caso la ferrovia dello Stato dovrebbero fare meglio il proprio dovere. Sapevamo già prima, nel senso che la stazione non sarebbe stata pronta nel 2016 era palese. La scelta era se rinviare la data di apertura del binario doppio alla conclusione dei lavori della stazione o, come secondo me è stato giustamente fatto, aprirla in attesa che RFI finisca per tempo, di macchina in ritardo, per il tempo che hanno detto dopo, quindi per fine giugno 2017, i lavori della stazione di Imperia. Ribadisco, il progetto è di almeno 15 anni fa. Ci sarebbe ancora oggi da discutere se la collocazione in quel punto della stazione di Imperia piuttosto che quella di Piano Marina o di Andorra fosse corretta. Soprattutto per Imperia, collocare in quella zona rappresentava la necessità di poi costruire una stazione come è stata fatta, quindi con l'accesso ai binari al piano superiore, sono le difficoltà che sono state elencate nella vostra linea. Bisogna dire però che, ad esempio, per quanto riguarda le barriere antirumore, è stata una verifica e sono state collocate da dove erano state progettate, cioè non c'è in oggi assenza di barriere antirumore rispetto al progetto iniziale. Se poi ci sia necessario avere altre, è un altro discorso, però non è vero che il lavoro riguarda le barriere antirumore è ancora da fare. Così come non è vero quello che è scritto nell'interpellanza di ieri rispetto all'orario degli ascensori, perché gli ascensori sono in funzione dalle 5 alle 24. Noi tutto questo lo monitoriamo con i nostri ispettori, che sono 6. Che girano già alcune, ma in questo particolare periodo hanno maggiore attenzione per la tratta rispetto del raddoppio, e quindi verifica indipendentemente da Trenitalia e da RFI come funzionano naturalmente i treni regionali, ma anche i servizi delle stazioni e i servizi essenziali. E, è chiaro che noi abbiamo un'interlocuzione diretta e potrei dire quasi quotidiana con RFI per seguire questa parte dei lavori che devono terminare. Come avete potuto leggere, abbiamo anche, ci articoleremo ogni settimana in incontro con le organizzazioni dei comitati di regolare, perché anche loro verifichino e monitorino lo stato dell'arte, riferiscono tra l'altro, come dice,
immaginiamo che i lavori siano terminati entro il tempo che ci è stato assicurato, ripeto, quello della data più ultima, quella di giugno 2017, e che poi tutto funziona. Quando è stata fatta questa interferenza, dovrei precisare che l'ascensore non funzionava probabilmente come funziona oggi. Vuole anche segnalare che sono stati fatti dei sopralluoghi da parte dei pendolari con l'assessore al lavoro pubblico del Comune di Imperia per vedere tutte le particolarità che non funzionano. Per quanto riguarda le barriere architettoniche, le barriere antirumore, posso dire che in alcune vallate di Imperia, per esempio in Valle Caramagna, è fatta solo per una parte, non è fatta per tutto, e deve essere completata. Ma vedi, io non mi riferivo tanto ai lavori per far passare i treni, che questo lo posso anche, capire. Per guadagnare il tempo, ma dare gestione a un giornalario, dare gestione a un bar, quando tu lo sai da anni che devi aprire questa stazione, io non capisco quello che voglio dire, è tutt'altra cosa rispetto ai lavori materiali, di tempi, di imprese, di vite, cioè non si riesce a capire. Quindi c'è una forma di arroganza da parte delle ferrovie che va bene, cioè, quindi devono anche tenere conto che non è sufficiente, voglio dire, fare inaugurazioni eccetera, tagliare i maschi, bisogna dare anche dei servizi ai cittadini in modo da non rendere antipatico una nuova struttura che è stata aperta.